Tempo di Natale, quale miglior mo momento per parlare di presepi? Ci troviamo all'interno della cripta della chiesa dei Padri Cappuccini, all'interno della quale è presente, diciamo, un gioiello, un'eccezionalità tra i presepi presenti a Caltagirone. Questo è un luogo che ha edificazione nel 1500 ed è la cripta di questo convento dei Frati Cappuccini. Quando ebbe inizio questa avventura a Caltagirone e in questa zona della zona Cappuccini. Questo luogo negli anni 90, quindi nei primi anni 90, fu pensato da padre Marcello Vinci e da padre Antonino Nestlé come luogo che potesse ospitare un presepe monumentale, ma penso che sia riduttivo chiamarlo presepe monumentale questo luogo perché in realtà rappresenta tutta la nostra storia, la storia del cristiano, perché qui si è voluta rappresentare l'origine fino alla salvezza dell'uomo, intanto che il presepe è chiamato la storia della salvezza, per poi abbracciare il presepe, la natività di Cristo. Per fare questo, allora, l'intuizione più bella fu quella di coinvolgere tutti i maestri ceramisti operanti nel settore, i più bravi maestri, chiamiamoli così, perché poi va, diciamo, aprire con un benvenuto a questa meravigliosa storia. Ricordiamo che poi Ragona aiutò i nostri frati cappuccini nella realizzazione delle scenografie e nello scegliere anche i maestri ceramisti. Ed è riuscita bene perché questo non è semplicemente un'esposizione di manufatti, di opere, come un negozio, come un museo qualunque, ma questo è, lo possiamo chiamare, lo possiamo definire come il museo contemporaneo del secondo Novecento, dove sono presenti i migliori maestri, figli della tradizione figurinaria caltagironese. Nella seconda scena l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, dell'annunciazione della nascita di Cristo. Anche il maestro Maurizio Patrì, un altro maestro del Novecento scomparso, un autorevole maestro perché figlio della tradizione figurinaria, uno degli ultimi figli e seguaci della scuola del Bon Giovanni Vaccaro, ma anche dello stesso Francesco Bonanno. La qualità di Patrì è indiscussa. Tanto è bella l'opera di questo maestro che supera anche l'iperrealismo nella sua fattezza. Anche questa è un'opera pregiata. In questa terza scena, un'opera del maestro Messina ed è la visita di Maria a Santa Elisabetta. Sono belle queste scene perché proprio ci raccontano esattamente come nei Vangeli vengono raccontate queste realtà. Santa Elisabetta che accoglie Maria, consapevole che all'interno del suo grembo ella conservi il Cristo Salvatore e lei il Giovanni il Battista. Siamo nella zona centrale di questa nostra opera omnia creata dai maestri ceramisti e voluta dai nostri frati cappuccini, come vogliamo ricordare un'altra volta. Qui le opere di tanti altri maestri che i vostri occhi potranno guardare, ma vi invitiamo comunque nei prossimi giorni a portare i vostri figli ad osservare questo bellissimo, chiamiamolo riduttivamente presepe, ma comunque questa bellissima storia, la storia della nostra cristianità, perché sono sicuro che i nostri figli resteranno felici e andranno via col cuore pieno e pieno di messaggi che queste statuine, queste figurine, questa creta trasmette e può trasmettere emotivamente ad ognuno di noi. Ed ecco qui che mi riduco a descrivere semplicemente gli autori di queste varie scene della storia della salvezza così chiamata, che vogliamo ricordare che nel Natale del 1992 fu inaugurata. Quindi
Quindi la Natività, che è in questo corpo laterale alla nostra sinistra, fu realizzata da Olindo Scuto. Olindo Scuto, ricordiamo che è erede della famiglia dei Bongiovanni Vaccaro, figlio di Salvatore Scuto, l'ultimo dei Bongiovanni Vaccaro Scuto. Inoltre la stessa Annunciazione ai pastori è stata realizzata sempre dallo stesso Olindo Scuto. Quindi lui ci ricorda come ci trasporta Olindo Scuto attraverso il suo nome, attraverso anche le sue capacità plastiche, a questo nuovo passaggio, all'eredità verso poi i nuovi maestri del Novecento caltagironese. Nella sesta scena invece ricordiamo la fuga in Egitto, che si trova proprio in questo momento sopra la grotta della Natività. E la fuga in Egitto fu realizzata nel 92 da Messina e Dolce, dai soci Messina e Dolce. Nella settima scena invece Gesù fra i dottori. Gesù fra i dottori fu realizzata dal maestro Crisalfi. L'ottava scena invece ci ricorda il battesimo di Cristo, quindi Giovanni Battista, qui realizzato egregiamente nella scenografia in un bellissimo ruscello, in un bel fiume, realizzata da Roberto Frazzetta. Un'altra bella scena questa. Nella nona scena invece, sopra il monte, quindi in cima alla nostra cripta, troviamo il discorso alla montagna di Gesù, realizzata dal maestro Ridolfo. La decima scena invece racconta la risurrezione di Lazzaro, realizzato da Giovanni Boscarello, anch'egli un altro maestro scomparso del Novecento. L'undicesima scena ci ricorda la pecorella smarrita, quindi un altro dei nostri racconti biblici ed evangeli, realizzata da Ignazio Scarlatella. La dodicesima scena invece ci racconta il pozzo e la Samaritana, realizzata da Paolo Biondo. La tredicesima scena, Gesù e i fanciulli, realizzata da Tano Angelico, un altro dei grandi maestri scultori figurinai scomparso recentemente negli anni 90 comunque. E poi la quattordicesima scena ci racconta l'ultima cena di Cristo, realizzata da Salvatore Raimondo, un altro figurinaio che si ispira tantissimo ai vecchi autori dei Bongiovanni, dei Vaccaro e di tutti i figurinai dell'Ottocento e dei primi del Novecento. La quindicesima scena, realizzata dal maestro Cucuzza, ci racconta di Gesù nell'orto. E la sedicesima scena, che rappresenta la crocifissione, realizzata da Francesco Navanzino. La diciassettesima scena, invece, che è la resurrezione di Cristo, che troviamo proprio in cima alla nostra cripta, fu realizzata da Luigi Angelico. E poi la diciottesima scena invece ci racconta dove siamo, e ci deve giustamente raccontare dove siamo, San Francesco e i frati, dove c'è anche Santa Chiara lì presente, e sono presenti anche i nostri due frati raccontati prima, padre Antonino e padre Marcello, entrambi raffigurati qui dal maestro Felice Bruno Fiorentino, uno degli ultimi anziani ancora, grazie a Dio, viventi. Vi invitiamo ulteriormente, quindi portiamo una torta d'invito a venire qui con i vostri figli, perché i vostri figli siano portatori della nostra cultura locale e raccontino questa bellissima storia, questa storia della vita chiamata la storia della salvezza. Grazie e buon Natale.